pelle di Avanti un altro al Serino Summer Festival. Oh, che bello! Cosa pensa dell'organizzazione dell'evento? Ottima, davvero fenomenale, sono contentissimo di stare qui stasera insieme a tutti voi. Ci fa piacere, è il primo anno che partecipa a questo evento? Sì, è il primo anno che vengo qui al Summer Festival di Serino. Hai intenzione di ritornare? Assolutamente sì, guarda quanta bella gente! Va bene, la ringrazio, facciamo un saluto agli amici di Campagna Tube Channel. Oh, ma ciao gattacci! Mua! Ci siamo, possiamo fare un applauso? Per iniziare, perché già vedo un bel pubblico pronto, so che siete in trepidante attesa, perché stasera ci saranno degli ospiti favolosi, che qualcuno arriverà tra poco, qualcuno già c'è dietro le quinte, ma voi sapete benissimo chi ci sarà questa sera, ci sarà chiaramente un idolo di tutte le donne e tutte le ragazze. Noi gli facciamo sentire un applauso, anche se lui è ancora non proprio vicinissimo, ma facciamo già un applauso a Francesco Monte! Ah, ma state aspettando lui, però dietro le quinte ne abbiamo un altro di Francesco, di pari valore, simpaticissimo, che vedremo tra pochissimo, ma gli facciamo un applauso perché qua dietro di noi Francesco Nozzolino! Allora, stasera ci divertiremo, ieri sera è stata la prima serata di questa kermesse, di questa manifestazione veramente eccezionale, Serino Summer Festival. Ieri sera ci siamo divertiti con Gianni di Made in Sud, con gli... Buonasera, siamo qui con Paola D'Ambrosio, violinista. Questa sera ha animato un po' l'evento. Come ti sei trovata? Cosa ne pensi? Allora, già l'anno scorso sono salita sul palco di Serino e ho trovato davvero un pubblico molto caloroso. Quest'anno ancora di più e quindi mi sono trovata benissimo, molto partecipe a quello che faccio e mi è piaciuto davvero molto. Quindi diciamo la tua musica è apprezzata dal pubblico? Sì, diciamo che è molto coinvolgente, perché comunque è musica moderna, quindi molto orecchiabile, giovanile. Sì, quindi è una musica che piace, diciamo. Sì, è una musica, diciamo, moderna, quindi del giorno d'oggi l'ascoltano tutti. Torneresti un altro anno? Sì, mi chiamano, sì. Già l'anno scorso sono stata, è piaciuto il mio show e mi hanno riconfermata quest'anno. Chissà l'anno prossimo, tra 2 anni, perché no? Lo speriamo. Va bene, facciamo un saluto agli amici di Campagna Tube Channel. Allora, un saluto e venite anche l'anno prossimo, anche se io non ci sarò, però venite lo stesso perché è una bellissima festa. Contente? Ma anche là in fondo, fatevi sentire, fate un urlo anche voi che state là in fondo, vai! Là sono più timidi. Chi fa un urlo gli regaliamo il reddito di cittadinanza! Appena uno dice una cosa del genere, vabbè. Comunque, noi siamo contenti. Prima di presentare l'ospite, io voglio ancora una volta fare un appello a tutti quanti voi. Donate il sangue per l'Avis, perché i nostri amici sono lì, quindi se non stasera, domani, dopodomani, insomma, donatelo. Lo so, è dietro le quinte, sta per arrivare Franco, prepara il microfono per lui. Io vi ricordo ancora una volta, cari amici, perché voi lo state aspettando da tantissimo tempo, sta per girare una nostra amica, una nostra hostess per le domande, perché qui come ogni anno avrete la possibilità di fare una domanda al vostro idolo e quindi veramente preparatevele. E allora chiamerò prima l'ospite, poi chiameremo anche i padroni di casa che verranno anche a salutarci, signori, incominciamo tutti quanti a fare oh! È arrivato, è qui a Serino Summer Festival, è proprio lui, Francesco Monte!
Accendiamo. Ciao Francesco, non c'è acceso. Ciao, vai, che dovrebbe funzionare. Ciao, buonasera. Eccolo. Buonasera Serino. Visto quanta gente c'è, Francesco, gente, veramente. Complimenti per l'affluenza. Complimenti a te perché ti sto ascoltando da dietro. Li riesci a tenere a No, piedi. Ma sono calorosissimi. E devo dire che ci sono delle persone che ti stanno aspettando. Sono due giorni già che stanno qua praticamente. Dei fan proprio sfegatati. Ecco, allora ti troviamo in forma smagliante. Grazie. Anche perché ci sono tanti impegni per il futuro. Noi vogliamo spoilerarne subito uno, perché voi direte vabbè, ma noi dove lo vedremo Francesco? Ebbene signori, lo vedrete in un abito, non l'avrete mai visto sicuramente in questo abito qua, perché vesti sarai sono delle vesti nuove. Vesti nuove, sì. Perché voi come cantante e imitatore Francesco non lo avete mai visto. E dove sarai a settembre? A Tale e Quale Show con Carlo Conti su Rai 1. Applauso! Poi scopriremo a settembre tutte le imitazioni. Sì. Ma la passione per l'imitazione, te la domanda, no? Perché anch'io ce l'ho, sta passione. Dico, quando è nata? Ma no, non è nata in realtà, è nata, cioè ce l'ho da quando sono piccolino, che imitavo dai cartoni animati un po' a personaggi, cantanti, un pochino di. Quindi, bella questa cosa. Un mondo vario, ecco. Bello. Anche perché voi lo sapete, lui è del sud, è nato a Taranto, quindi pugliese voglio doc. Dire. Proprio pugliese doc, voglio dire. Noi qua abbiamo questo sangue del sud che ci scorre nelle vene, che ci permette di essere belli calorosi, attivi. Quando eri un ragazzino non pensavi di fare l'attore, non pensavi di partecipare ai programmi televisivi, no. Tu eri impegnato per lo sport poi soprattutto, no? So io. Io sì, ero impegnato con lo sport e anche con lo studio, ho fatto canoa per tanti anni e poi ho iniziato a studiare all'università, quindi la carriera economia, dico bene? Sì, esatto. Ecco, perfetto. La carriera lavorativa nello spettacolo non l'avevo mai immaginata. Ecco. Io sono uno dei casi che è passato un treno, ho colto un'occasione, ho provato, mi è piaciuta e ho continuato. E senti l'applauso che ti fanno i nostri amici del pubblico. Immaginate se fosse stato, perché il fisico chiaramente ce l'ha, un campione del canottaggio, io già avrei immaginato Galeazzi. Su quello ha continuato mio fratello. Ma buonasera a tutti. Oh, ma che piacere. Facciamo un applauso grande a Francesco, perché grazie mille. Ma grazie stasera... mille a tutti voi per essere qui stasera. Stasera sei sgargiante, amore. Stasera guardami, cosa ti sembro? Mi sembri un ballerino dell'Étoile de Paris. Un girasole magari. Un girasole anche, bello. Colori sgargianti, siamo sull'arancione, sul giallo, i colori dell'estate. Facciamo un applauso a questo grande artista che è qui con noi, Francesco. Grazie mille. Beh, allora, loro sicuramente avranno delle domande anche per te, poi le faremo tra pochissimo. E io ovviamente sono contento di rispondere a qualsiasi domanda. Ecco, tra l'altro dovete sapere, io non me lo aspettavo, sapevo della sua popolarità, della sua fama. Fame, anche fame io direi, scusa. Ecco, però hai fatto tanti di quei selfie dietro le quinte, che c'era la fila pazzesca, sembrava la fila delle poste con tutti quanti che venivano a chiedere selfie. Tesoro, ma secondo me sarà il vestito. Sì. Vi piace il vestitino? Vi piace? però stasera tu ci canterai anche qualche canzoncina di quelle due. Ma è ovvio, io sono qui perché il pubblico dovrà sentire le mie bellissime canzoni, tra cui una che sicuramente la staranno aspettando davvero tanto. Si parla di un ortaggio forse? Si parla di un ortaggio, è vero. Allora c'è una cosa, la vogliamo cantare subito, facciamo la presentazione o fare fra poco? No. Quella sarà la ciliegina sulla torta. Ecco. Perché io sto guardando già il video. Ecco, vedi, te l'ho fatto preparare, hai visto che mi sono impegnato io. La conoscete, Gattacci? Ciao! E vogliamo fare un bel ciaone a tutti quanti, ai nostri amici del pubblico? Ma è ovvio, ciaone. Allora adesso facciamo partire la base, però ti faccio la presentazione con la voce di Luca Laurenti, che tu conosci bene, e farebbe. Vai, buonasera a tutti, ciao. No, vabbè, è identico! Facciamo un applauso a Francesco Nozzolino che è bravissimo, pure Paolo ti stima tanto proprio. Grazie Luca, sei sempre gentile. Oh, no, grazie veramente. Allora mo c'è canti ciaone. A proposito, un'altra cosetta, diciamo. Spoileriamo. No, niente. Ah, no. Praticamente voi tutti sapete che io da Paolo Bonolis a davanti un altro sono XXXL. Sì. E quindi parlo sempre di grandezze. E penso che tutti voi ormai sappiate che io ogni volta che esco per fare la domandina al concorrente
è sempre una domanda un po' birichina. Mannaggia. Ma chissà perché gli autori scelgono sempre questo stile di domande. Ma chissà. Chissà, questa cosa non ce la domandiamo. Però intanto adesso io sono curiosissimo di vedere live questa esibizione, questa canzone che si chiama Ciaone. Noi ti lasciamo il palco, poi ritornerò, signori. Grazie mille. Come se fossimo a Sanremo, quest'anno lo condurrà Amadeus. E allora io, come Amadeus, dico: amici, abbiamo un grande. Tra poco sarà a Sanremo, ma stasera lo abbiamo a Serino, Francesco Nozzolino. Ciao. Grazie mille. Vai Gattacci. Mi guardo allo specchio, vedo un poco di abbondanza, ma poi mi rendo conto che è piccola la stanza. Vorrei un cioccolatino, mi piace quello nero, lo gradisco al mattino per tenermi più leggero. Te lo dico io che sono un pigrone, fai tante diete ma ti piace il cannellone. Cercherò una cura perché sei un po' pancione, ma intanto gli diciamo Ciaone, appuntamento sotto all'ombrellone. Ciaone, adesso scegli tu la posizione. Ciaone, la cura vera per la depressione. Ciaone, adesso inizia la rivoluzione. Che mi è piaciuta in modo particolare l'isola, voglio dire. Diciamo, raccontiamo un po' l'esperienza dell'isola, pure dei tuoi compagni di viaggio, insomma, come è stata? Perché si soffre, insomma, si mangia poco, è un po'. Ma in realtà non si mangia niente. Riso, okay. Giusto 20 grammi di riso e devi avere la fortuna che non piove e riesci ad accendere il fuoco, se riesci ad accendere il fuoco. Se ci riesci. Sì, esatto. Altrimenti devi accontentarti di cocchi che trovi sugli alberi, oppure cercare di pescare, ma quella parte del mare non offriva tantissimo. Tu essendo di Taranto, insomma, con la pesca dovresti più o meno. Io su quelle cose ero abbastanza preparato. Eri ferrato. Sì, ero ferrato, sì. Però le condizioni sono estreme, sono reali per quello che si vede. Io in 20-22 giorni ho perso 13 kg, quindi è la dimostrazione che non si mangia efficientemente. Certo, non era assolutamente facile. E in più ci aggiungi anche lo sforzo fisico o mentale della situazione che tu vivi. Certo. Però è un'esperienza che consiglierei. Formativa, insomma. No, è un'esperienza che consiglierei perché in modo forzato così si capiscono delle cose. Se vai da solo, magari ti puoi lasciar prendere da momenti di debolezza, quindi comprare qualcosa, ti sei portato dei soldi. Certo. Quindi l'esperienza la vivi appieno quando non hai nulla. Con chi hai legato di più dei tuoi compagni di viaggio? Con Filippo Nardi e con Marco Ferri. Ecco, con loro è nata questa empatia. Sì, con loro. Sì. Erano dei tipi di, insomma, con cui si poteva legare. Ci tuttora ci vediamo. Ah, sì? Quindi sì, manteniamo. Quindi si continua con l'amicizia. Sì, se ci sono delle persone vere, le amicizie continuano. Allora, c'è ancora qualche domanda dal pubblico? Qualcuno che vuole fare? Sì, c'è qui. Allora, se la nostra. Perfetto, ci avviciniamo a lei che sta qui. Magari c'è qualcuno che dice permesso? È lei che sta passando, arriva piano piano. Facciamo un applauso alla nostra amica che sta giostrando tra centinaia di persone. Facciamole un applauso, ha raggiunto, vedi? Volevo solo salutare lei. Ah, volevi solo tutto sto burdello per salutare solamente. No, devi fare una domanda, mo, perché scusami. Una domanda la devi fare perché è arrivata fin là. Dai. Vai. Ciao Tiziana. Da Sarno. Sempre da. Io una cosa volevo dire, adoro il tuo tatuaggio sulla mano. Ah, grazie. Facciamolo vedere. Hai visto? È un po' di impatto. È bello perché è una ragnatela praticamente. Sì. Tipo l'uomo ragno. Sì, no, in realtà rappresenta un po' la mia vita, quindi dentro ci sono un po' di cose che ne fanno parte. Ah, bellissimo. Quindi sono state prese con questa rete e messe tutte quante sulla mano. Bello. Pure i tatuaggi, quanti tatuaggi?
magia. Francesco Monte, chi è che lo sa? Tantissimi. Non lo so neanche io. Quanti se ne hai più o meno? Dovendoli contare? 16-17. 16, ma ne farai ancora altri oppure ti fermi qua? Dipende, dipende. Cioè, non li faccio tanto per fare, li faccio. Ci sono delle motivazioni. Ha un senso, quindi li faccio. Perfetto, perfetto. Ascoltiamo se c'è ancora qualche domanda. Datemi un segno anche, e qualcuno può alzare anche la mano. Noi lei tranquillamente, perché vedete. L'hanno alzata. Sì, l'hanno alzata anche di là. Sono, diamo il tempo di arrivare. Perché devi sapere, Francesco, questo è il terzo anno. Diamo sempre la possibilità all'ospite di poter parlare, interagire, perché, giusto. Di interagire, giusto, perché loro vengono, hanno la possibilità, ti seguono magari da tanto tempo, non hanno mai avuto la possibilità di parlare, magari la possibilità di capire determinate cose, perché si ferma soltanto al fare la foto, andare. Perfetto. Via, salutarsi, e non è poi scontato come magari sui social, uno qua ti la vai, perché è difficile insomma andare da una parte all'altra. Chi è che voleva fare la domanda? Te la traduco, io voglio sapere. Bravo, siamo del sud. Attenzione, signori, non ci crederete, ma Tiziana è qui! Piano piano, Tiziana. C'è posto per te. Ci vorrebbe la De Filippi. Fate la ripresa proprio attorno, sai quelle riprese. Vieni, vieni, mettiti al centro, mettiti. Tiziana, tu da dove arrivi? Se ce la fai a parlare, Sarno. Da Sarno? Da Sarno. Ti aspettavi di poter incontrare? Com'è da vicino? Bellissimo, bellissimo. Senti, Tiziana, ma tu sei sposata? Sì, sì. Mi dire. Hai capito, Francesco? È pure la mano. Ma tuo marito è qua, scusa. Ah, non è venuto. Il marito non si è portato, Francesco, stata a casa. Okay. Lo saprà. Adesso lo sa. No, lo saprà, perché ti stanno riprendendo. Campania Tube Channel, Franco Saldutti, Silvio, tutti quanti le nostre cose. Loro sanno che i telefonini. Mo tuo marito che ti vede con lui mano nella mano, che dirà? Non importa. Non se ne fotte proprio. Allora, approfittane per dire una cosa. Facciamo una foto anche. Sì, 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 fate una foto. Vabbè, li vuoi proprio far lasciare proprio, marito. Signori, è un sogno che aveva da una vita. Facciamolo un applauso. L'ha realizzato. Ciao Tiziana, non vorrebbe più andare via. Cercate di cancellare dai telefonini sto video, ma se no il marito passi guai lei. E poi, allora, c'è ancora qualche altra domanda, così poi dopo facciamo i saluti sempre. Ciao, ok, ma come salutano tutti, perché sperano poi di salire, capito? Allora, chi è che voleva fare la domanda? Alzi la mano chi voleva fare la domanda, perché noi abbiamo sempre la nostra amica, abbiamo a disposizione ancora un po' di tempo. C'era qualcuno che voleva fare una domanda? Veloci ragazzi, veloci. Chi c'era? Vai, 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 allora arriviamo col microfono qua, anche là, anche un uomo. Io volevo ascoltare una domanda, anche... Madonna mia! Ciao Francesco! Ciao! Martina Montoro! Ciao Martina! Martina, aspetta, ma Montoro di cognome, arrivi da Montoro, scusa? Arrivo da Montoro! Ah, ecco, okay, Martina Montoro. E di cognome come fai? Lettieri, perfetto. Vabbù, calma, respiro, vai. Vai Martina, lascialo perdere, vai. Sta svenendo quasi. Chi è la più bella, corteggiatore o tronista? Corteggiatore. Perché? Perché ma corteggiatore perché è stata proprio la mia prima esperienza in sé per sé proprio televisiva, e poi anche riproporre quello che tu fai normalmente nella vita normale quando conosci una persona che ti piace. Farlo lì è stato strano, però è stato anche molto bello, perché potete avere, certo, il loro aiuto per fare delle cose che nella vita reale è un po' difficile fare. Eh sì, sì. Ma come conquisti le ragazze, le donne, ecco, con la simpatia, col fascino, perché molti lo vogliono sapere, dice, ma come fa lui a conquistare? Ma, secondo me non c'è nessuna arma. Tecnica? No, non c'è nessuna arma in particolare, basta che ti fa vedere come sei, poi se piace o non piaci, certo, è soggettivo dall'altra persona. Ma la tua donna ideale com'è? Se c'è una donna ideale, non ho un prototipo vero e proprio, però la vorrei, cioè è proprio, deve rispecchiare i caratteri del sud. Deve essere quindi una donna, sì, passionale, sì, una donna vera, sì, gelosa. Gelosa, sì. È anche gelosa, e quindi chissà. C'è un'altra domanda? Se no, andiamo subito con la sorpresa, vediamo un attimo. Non c'è più nessuno che vuole fare qualche domanda, quindi perfetto. Stanno aspettando tutti la sorpresa. La sorpresa. Innanzitutto facciamo ancora un applauso a Francesco Forte, perché grazie. È un ragazzo davvero vero, questo lo voglio dire, perché non è artefatto, è una cosa molto bella, perché in genere, sai, l'estate è già arrivata, io non sono più un bambino. È un hit.
In valigia ho messo tutto, manca solo il costumino. Aia. Vorrei sentirti dire amore, voglio ripartire. Vorrei essere detto amore, dai non arrossire. Invece no, mi chiedi sempre quello, cosa devo fare per essere più bello. Dimmi che ti piace, lo mangerò anch'io, se sarò capace. Mi piace la zucchina, lei è la mia benzina. E non mi importa se tu sei con me. Mi piace di mattina, mi sento birichina. È proprio lei la dieta adatta a me. Le mani! Vai. Dimmi cosa c'è che non va più in questo amore. Yeah. Perché sei lì seduta come un alligatore. Invece no, mi chiedi sempre quello, cosa devo fare per essere un modello. Dimmi che ti piace, lo mangerò anch'io se sarò capace. Mi piace la zucchina, lei è la mia benzina. E non mi importa se tu sei con me. Mi piace di mattina, mi sento birichina, è proprio lei la dieta adatta a me. Siamo già al terzo posto della hit dell'estate, no? Ti guardiamo da qua, ti guardiamo da qua. Volevo graffiarlo, lo graffierò dopo. Miau. Facciamo ancora un applauso al nostro Francesco. La zucchina, lei è la mia benzina. E non mi importa se tu sei con me. Mi piace di mattina, mi sento birichina. È proprio lei la dieta adatta a me. Facciamo ancora un applauso al nostro Francesco Nocciolino. Vieni Francesco, vieni. E concludiamo in bellezza. Non te l'aspettavi sta sorpresa, eh? Grazie, bravo. Allora, sono lusingato. Allora, io vorrei mandare un messaggio a Carlo Conti, se ci segue. Tra le varie canzoni che dovrai imitare, magari potremmo questa, no, scherzo. No, scherzo, non è cosa questa qua, però qualche canzone sicuramente molto bella ci sarà che ci... Io però un'imitazione, non si può dire nulla, non si può spoilerare. Signori, è stato qua, è stato simpaticissimo, è stato veramente un grande Francesco Monte! Grazie a voi, grazie a te, grazie a tutti voi. Rimarrà grazie per Franchi, le foto. Grazie. Ciao Francesco, facciamogli ancora un grande applauso. Intanto io rimango ancora con Nozzolino, Francesco. Ciao Franci! Sognami! Sognalo. Oh, allora adesso andranno tutti a fare le foto con lui, ma poi verranno anche da te a fare le foto. Adoro. Io nel frattempo mangio. Ecco, pure noi. Ah, tu nella presentazione hai fatto anche una pizza, ho visto, hai lanciato un messaggio. Quattro pizze, Gioia. Ho visto pure, però è venuta bucata al centro la pizza, quella che va. Ma il video di presentazione. Eccola, signori, è arrivata la zucchina. Grazie. La foto con la zucchina è fantastica. Guarda, hai visto, ti hanno portato addirittura una zucchina tutta per te, voglio dire. Questo gattaccio dobbiamo ringraziarlo, no? Gattaccio, dove sei? Vieni qua. È ancora piccolino. Ah, piccino. Però per adesso mi basta questa, grazie. Allora, tornerai chiaramente nelle trasmissioni sia di Paolo Bonolis. Ovviamente, che... nel nuovo inverno staremo di nuovo a Davanti un altro. Perfetto, per forza. Quindi un applauso per il nostro Francesco Nozzolino. Grazie. Ciao Francesco, porta in alto il nome della Campania e di Sarno. Grazie mille. Un bacione, gattacci, buona serata. Salutiamolo, grazie Francesco, grazie. Questo rimane a me, la zucchina rimane a te.
Allora, io ringrazio tutti quanti voi per essere stati qua questa sera. Siamo arrivati a mezzanotte, adesso ci sarà la possibilità di poter fare tante foto con Francesco Monte e con Francesco Nozzolino. Sono stati davvero simpaticissimi. Ringraziamo l'associazione Eventi, ringraziamo Campania Tube Channel che è qui, ringraziamo Franco Saldutti che invece è lì, che ha fatto tutte quante le foto. Vi invitiamo domani sera, perché domani sera ci sarà un grandissimo ospite, ma lo scoprirete. Poi d'altronde è qui, vedete, sul nostro mitico tabellone. Un applauso lo facciamo agli amici della regia che sono bravissimi, e l'appuntamento è a domani sera. Un po' di musica in sottofondo. Grazie a Francesco Monte, grazie a Francesco Nozzolino. Ciao. Ottimo, ottimo, simpatico, molto simpatico. È la prima sera che siete qua? È il secondo anno, ragazzi, secondo anno. Ieri non siete venuto? No, ieri no, la prima volta, la prima volta. Come è venuto a conoscenza dell'evento? Perché sono degli amici che mi hanno portato. Quindi lei non è di Serino? No, non sono di Serino, no. Va bene, facciamo un saluto agli amici di Campania Tube Channel. Tanti saluti e complimenti per questa manifestazione. È una bellissima idea, la partecipazione di tutti quanti, magari stare insieme. È bellissimo, sì. Voi fate parte dello staff? Sì. E cosa fate di solito? Allora, ci stanno diverse cose. Allora, noi tipo stiamo pulendo i tavoli, magari quando mangiano noi li raccogliamo. Un po' tutto, che ci sta, chi sta al bar, tutto, in poche parole. Quindi diciamo fate un po' parte dell'organizzazione? Sì. Va bene, facciamo un saluto agli amici di Campania Tube Channel. Ciao a tutti. Buonasera, cosa pensa dell'evento? È una cosa spettacolare, oltre perché a Serino non è che ci sono tantissime feste, è una cosa che comunque attira tanta gente e tante persone famose, quindi è una cosa abbastanza bella. Pensa che si possa fare qualcosa per migliorare l'organizzazione? No, è perfetta così. Va bene, facciamo un saluto agli amici di Campania Tube Channel. Arrivederci. A cosa pensate dell'evento? Questa è già la terza volta che veniamo. Quindi siete venuto anche ieri sera? No, l'anno scorso. È la terza volta, nel senso, è terzo anno. Ma quindi voi siete di Serino? No, siamo a Napoli. Ah, e da Napoli fino a Serino, come ci siete arrivati? Abbiamo visto un attimo su internet, abbiamo visto qualche evento e ci hanno detto che a Serino c'era questa pizza. Poi le ragazze sono volute venire con Monte ormai, certo, ci ha distrutto. Quindi pensa che diciamo ci possa essere qualcosa per migliorare l'organizzazione? No, devo dire la verità, non trovo niente di cambiato dell'anno scorso, a parte qualche stand in più, però ben organizzato, sì, devo dire la verità. Quindi diciamo è perfetto così com'è? Sì, certo. Abbiamo visto anche adesso un controllo anche al cane, quindi l'anno scorso non c'era, sono venuti due cinofili che hanno... Ho capito. È organizzato bene. Va bene, facciamo un saluto agli amici di Campania Tube Channel. Salve, venite a vedere pure voi Fiesta Pest, Pizza, vabbè. Dell'evento. Un evento per il paese, almeno allegriamo un attimo Avellino, il paese. Vedo che state degustando una margherita, cosa ne pensate? Questa qua è una pizza fritta, è ottima, col pomodoro, con la grana, e piace, soprattutto a lui piace. E diciamo, avete avuto modo di assaggiare altre specialità? Non ancora, aspettiamo, ci degustano quelli là, i straccetti con la Nutella, dopo proviamo. Ho capito, va bene, facciamo un saluto agli amici di Campania Tube Channel. Ciao a tutti. Sera, cosa pensa dell'evento? Penso sia bella, anche se per noi è il primo anno che veniamo, e non abitiamo qui nei dintorni. Ah, e di dove siete? Di Mugnano di Napoli. Ah, e come siete venuta a conoscenza dell'evento? Tramite internet, abbiamo fatto un po' di, abbiamo cercato un po' di sagre, un po' di feste nella zona e ci ha dato questo evento che c'è oggi e siamo venuti. Cosa pensa dell'organizzazione? Sì, la vedo ottima, si vede che sono abbastanza organizzati, e anche i pizzaioli, vedo tutto ben organizzato, si vede che il comune ci lavora. Dopo il resto, vediamo. O continuate con lei? Vediamo dopo, perché adesso mangiamo e vediamo un poco la squisitezza di queste pizze. Avete già avuto modo di provarle o questo diciamo... Non ancora. Okay.
Va bene, facciamo un saluto agli amici di Campagna Tube Channel. Arrivederci da tutti noi e da Serino. Buonasera, siamo con la Casa San Giuseppe Moscati. Loro hanno un progetto, vediamo di che si tratta. Buonasera, il nostro progetto nasce dalla volontà delle persone del nostro territorio di recuperare dopo anni un sogno che, diciamo tra virgolette, era quasi andato perduto, perché la casa natale di San Giuseppe Moscati era andata in mano a privati e il Signore ha voluto, grazie all'aiuto anche dell'Associazione San Giuseppe Moscati, che insieme alla nostra parrocchia, insieme all'aiuto delle persone del paese, riuscissimo a recuperare questo sogno. Quindi stiamo cercando di riacquistare la casa di San Giuseppe Moscati per farne un museo, che poi il sogno, diciamo, di tanti anni e il sogno anche di noi giovani. E da dove nasce questa iniziativa? L'iniziativa nasce proprio dall'amore che noi di Santa Lucia di Serino e di tutta l'Irpinia proviamo per San Giuseppe Moscati, per le sue origini, che poi viene proprio da lui, per l'amore che lui nutriva per la nostra terra. E quindi noi in questo progetto vediamo una speranza soprattutto per il futuro, per avere un luogo dove respirare il profumo della sua santità e per poter recuperare le sue radici e quindi lasciare ai nostri figli un segno della santità di quello che noi chiamiamo Peppiniello. In quanti oltre lei hanno intrapreso questo progetto? Siamo in parecchi, noi siamo soltanto dei volontari, l'idea, come le ho detto, è partita dal nostro parroco Don Luca Monti, insieme ai primi aiuti dell'Associazione di Serino San Giuseppe Moscati, e sono tanti volontari sul territorio che si stanno muovendo per promuovere questo progetto e portarlo il più lontano possibile. Va bene, facciamo un saluto agli amici di Campagna Tube Channel. Buonasera e speriamo magari in una vostra visita a Santa Lucia di Serino. Cosa pensate dell'evento? Meraviglioso. Ha qualche suggerimento per migliorarlo? Va bene così, penso, va bene. Ma è la prima sera che vi trovate qui? No, ogni anno veniamo, quindi però stasera è la prima sera. Quindi voi siete del posto? Sì, vicino. Capito, va bene, la ringrazio, facciamo un saluto agli amici di Campagna Tube Channel. Saluti a tutti. Grazie. Cosa ne pensate dell'evento? In realtà sono appena arrivata, quindi faccio un giro e poi magari... Come mai? Rispondere. E come mai vi trovate qui? Tramite Facebook abbiamo visto delle locandine, insomma, un messaggio su Facebook, e tramite una mia cara amica che vive qui e ci ha invitato. Quindi voi non siete del posto? No, siamo di poco distanti. Va bene, facciamo un saluto agli amici di Campagna Tube Channel. Un saluto e buonasera a tutti. È una cosa bellissima. Ha qualche suggerimento per migliorare l'organizzazione? No, suggerimenti no, perché fanno tutto loro. Quindi diciamo, le piace una manifestazione che magari potrebbe essere ripetuta? Come? Certo. Sempre di più, sempre di più. È il primo anno che venite qua? È il primo anno che venite qua? Oh, sempre. Ma quindi voi siete del posto? Sì, sono di Solofra. Ah, di Solofra. Sì, sì. Va bene, la ringrazio. Facciamo un saluto agli amici di Campagna Tube Channel. Sì, salutiamo a tutti. Ah, cosa pensa dell'evento? Penso che sia stato ben organizzato. E ha qualche suggerimento, diciamo, per migliorarlo? No, mi faccio un giro semmai e vedo se ci sia qualcosa che non va, però per adesso lo vedo ben organizzato, anche ieri sera c'è stata una bella serata, molta gente, quindi spero che va sempre a migliorarsi. E come hai scoperto la manifestazione? Sono del posto. Ah, quindi voi siete proprio di Serino? Sì, 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 sono stesso di Serino ed è stato anche ben sponsorizzato, con cartelli, manifesti, e quindi è stato facile per me. Capito, va bene, facciamo un saluto agli amici di Campagna Tube Channel. Sì, ciao a tutti e venite a trovarci perché ci stanno altri 3 giorni di festa, se non... Bello! È la prima sera che si trova qui? No, è la seconda. E ha qualche suggerimento per migliorare l'organizzazione? No, tutto bene. Capito, va bene, la ringrazio, facciamo un saluto agli amici di Campagna Tube Channel. Saluto. Cosa pensa dell'evento? Bellissimo evento. È la prima sera che si trova qui? Sì. E ha qualche suggerimento, diciamo, per migliorare l'organizzazione? No. Per lei è perfetto così com'è? Va bene, la ringrazio. Facciamo un saluto agli amici di Campagna Tube Channel. Siete qui per vedere Francesco Monte. Preferivamo Nozzolino. Ah, quindi siete qui per lui? Sì, principalmente per lui. Però non...
non, cioè, guardiamo anche molto, insomma. E come l'avete trovato, cioè, la sua esibizione? Come? Come avete trovato la sua esibizione? Di Ozzolino? Sì. Vabbè, ma... Sì, è sempre molto simpatico. C'era l'ultima domanda, ditemi sì o ditemi no. Va bene, facciamo un saluto agli amici di Campagna Tubucianne. Buonasera, siete qui per Francesco Monte? Sì. Da quanto tempo lo state aspettando? Ora sono arrivato. E come l'avete scoperto? Tramite Uomini e Donne? Sì. Capito. Va bene, facciamo un saluto agli amici di Campagna Tubucianne. Ciao. Da quanto tempo lo state aspettando? Da un po', non da molto. E come vi sentite, diciamo, per la sua presenza qui stasera? Normale. Siete emozionata? Sì, abbastanza. E come l'avete scoperto? Con i social. Tramite i social, capito, va bene, vi ringrazio. Facciamo un saluto agli amici di Campagna Tubo Channel. Ciao. Ciao. Siete qui per vedere Francesco Monte? No, in realtà no. E come mai vi trovate qui all'evento? Non ho capito. Come mai vi trovate qui all'evento? Sono a casa di amici. Capito, quindi diciamo l'avete scoperto in questo modo? Sì, non avevo idea di fosse lui. E cosa ne pensate dell'organizzazione? Cosa ne penso? Dell'organizzazione. No, è molto bella. Sono già 2 anni che vengo. E hai qualche consiglio per migliorarlo? No, in realtà no. Molto carino. Buonasera, siete qui per vedere Francesco Monte? Sì. Da quanto tempo lo state aspettando? Da un paio d'ore. Ah, da un paio d'ore, ma voi di dove siete? Di Solofra. Come l'avete scoperto? Guardando Uomini e Donne. Ah, Uomini e Donne. Avete visto anche qualche altra trasmissione dove lui compare? No. Siete emozionata all'idea di vederlo stasera? Sì, curiosa. Va bene, facciamo un saluto agli amici di Campagna Tubo Channel. Buonasera a tutti, ciao. Cosa pensa dell'evento? Una bellissima manifestazione. Quindi le piace come è stato organizzato? Sì, sì. È la prima sera che si trova qui? Sì, la prima sera, sì. E come l'ha scoperto? Come l'ha scoperto? Abito al paese vicino qua, quindi diciamo che è vicino. Passo la galleria e abito a Solofra, quindi... Si sa. Pensa di ritornare? Certo, certo. Va bene, che cosa ne pensa dell'evento? È un bel evento, questa, diciamo, sagra della pizza. E è la prima sera che si trova qui? No, questa è già la seconda sera. A parte che sono di Serino, quindi vengo spesso. Ah, ho capito. E diciamo, ha qualche consiglio per migliorare l'organizzazione oppure le piace così com'è? Diciamo che mi piace così com'è, però aggiungerei qualche pochino di armonia, diciamo musica, qualcosa, qualche palco dove si può ballare, visto che laggiù hanno messo solo artisti che escono così. E ritornerebbe anche un altro anno? Sì, sì, sì. Lo spero che lo fanno l'anno prossimo, così saremo qui di nuovo. Quindi diciamo pensa che è una manifestazione che può essere organizzata? Sì, 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 assolutamente sì. Ok, va bene, facciamo un saluto agli amici di Campagna Tubo Channel. Ciao! È un evento che sta riuscendo molto bene, ci sono un sacco di pizze e una varietà. Io poi sono napoletana, quindi mangiare la pizza qui è un po' strano, però è buona. E come si è trovata qui da Napoli? Ho una casa qui e quindi d'estate vengo ogni tanto. Quindi come l'ha scoperto l'evento? E sul giornale, poi ci sono manifesti, insomma, così, sui social. Pensa di ritornare il prossimo anno? Sicuramente. Va bene, la ringrazio. Facciamo un saluto agli amici di Campagna Tubo Channel. Ciao a tutti. Buonasera, siete qui per Francesco Monte? Sì. Da quanto tempo lo state aspettando? Non ho capito. Da quanto tempo lo state aspettando? Dalle 6 di oggi. Dalle 6? Ma da dove venite per vederlo? Da Napoli. Da Napoli. E come l'avete scoperto? Sempre su internet, vedendo... Dato che noi veniamo da 3 anni, abbiamo visto lo spettacolo e quindi abbiamo visto gli ospiti e abbiamo visto Francesco Monte. Va bene, facciamo un saluto agli amici di Campagna Tubo Channel. Ciao. Grazie. Una bella manifestazione. Ha qualche suggerimento per migliorarla? È la prima sera che partecipa. E come l'ha trovata? C'è gente.
Quindi lei è appena arrivata? Sì. E come ha scoperto l'evento? Io in realtà sono consigliere comunale al comune, quindi già conosco da tempo l'evento. Cioè nell'ambito, diciamo. Sì. Va bene, la ringrazio. Facciamo un saluto agli amici di Campagna Tube Channel. Ciao. Cosa pensate dell'evento? Non lo so, è la prima volta che vengo, la verità. Lei è della zona, quindi... No, no, non è vero. E voi di dove siete? Fuori Avellino, verso Sirignano. E come l'avete scoperto? Grazie a lei. Quindi per quale motivo siete qui? Per vedere Francesco Monte? Anche, sì. È l'unico motivo. Va bene, vi ringrazio. Facciamo un saluto agli amici di Campagna Tube Channel. Ciao.